A sud del Delta Padano, in una pianura lacustre e palustre, Ravenna era già assurta alla dignità di capitale dell'Impero Romano d'Occidente nel 403. Aveva continuato ad essere la capitale dei regni barbarici di Odoacre e di Teodorico. Fu la città che precedette Venezia nella funzione di porta dell'Europa occidentale verso l'Oriente e viceversa. La città dove si acclimatarono i vari stili formatisi nei centri urbani maggiori del vecchio Impero Romano. Questa composizione stilistica si traduce in un linguaggio nuovo, già all'inizio del secolo VI, sotto Teodorico. Le teorie delle vergini e dei santi di Santa Apollinare Nuovo mostrano che la figura umana ha già subito, attraverso l'abolizione della plasticità naturalistica, quel processo di spiritualizzazione tipica dell'arte tardo-antica o proto-bizantina. Tale sensibilità metafisica e spiritualizzante si contrappone la forza ancora istintiva e barbarica del massiccio mausoleo di Teodorico. È tuttavia una contrapposizione temporanea e impotente. Nel 549, a qualche chilometro dal centro di Ravenna, fu consacrata la basilica di Santa Apollinare in Classe. La bellezza della sua architettura, messa genialmente in sintonia con il paesaggio, è superata dallo splendore dei mosaici dell'abside.